Sanità, trasporti, scuole, metalmeccanica sono solo alcuni dei settori che hanno aderito allo sciopero nazionale del 17 novembre, tutti i settori dove la componente femminile è allo stesso tempo centrale e dimenticata quando si tratta di diritti. A gridarlo sono le tante donne in corteo a Iesi, un serpentone di circa 2.000 persone, lavoratrici ma anche pensionate e pensionati che chiedono a gran voce più certezze e occupazione. I settori sanitario e quello dell'assistenza ai più fragili fra i più colpiti dalla perdita del potere d'acquisto. Perché manifestare è così importante anche e soprattutto per le donne? Manifestiamo perché abbiamo dei figli che mentre noi siamo al lavoro loro stanno a casa e questo non è il futuro. Il futuro è dare la possibilità ai giovani di costruirsi il domani. E purtroppo è sempre meno sicuro il lavoro. E è triste vedere persone di una certa età che si spezzano sulle linee di montaggio e ripeto, quando i giovani purtroppo sono a casa e si deprimono perché non possono avere il futuro e questo è brutto. Ma quali sono i problemi che vi trovate da fare? Noi ci operiamo perché lavoriamo in un centro del COS Group, facciamo parte e abbiamo un contratto ospedaliero fermo da 15 anni. Un contratto di sanità privata ospedaliera fermo da 15 anni, quanto è scaduto dal 2007. E comunque il nostro centro è un centro privato, comunque convenzionato, dove riceve soldi pubblici dalla regione e quindi penso che sia giusto che siamo trattati anche come gli altri centri ospedalieri. Abbiamo garantito i nostri doveri durante tutta la pandemia, senza risparmiarci, ma in cambio non abbiamo ottenuto niente, se non tagli sulle pensioni, liste d'attesa impossibili che non garantiscono i servizi agli utenti, che siamo pochi della sanità in piazza, perché i presenti sono quelli che devono garantire i minimi essenziali, che non si possono permettere di fare sciopero. Per cui noi siamo qui a sottolineare la criticità del Servizio Sanitario Nazionale, che lo stanno depauperando, lo stanno sottovalutando. Il rischio qual è? Il rischio è quello di non avere una sanità pubblica garantita. Ragazzi, non pagare le tasse significa non avere asili, non avere più sanità pubblica, avere 100 euro o l'obolo in busta paga perché paghiamo meno tasse è una vergogna. Noi vogliamo la garanzia di avere l'incremento stipendiale da contratto, da rinnovo di contratto nazionale, perché la sanità pubblica, come l'acqua pubblica, come la scuola pubblica, sono diritti inalienabili e universali.